Luca Di Marzio. Locatelli Juventus, offerti 35 milioni bonus compresi. Prestito annuale con obbligo alla qualificazione alla Champions. Il Sassuolo vuole un obbligo ancora più sicuro. Ma cos'hanno che arriviamo tra le prime quattro? Perché mettono in dubbio pure questo e forse fanno bene! Forse fanno bene! Forse con questa società nuova, di questa vergognosa trattativa, si rendi conto che tra una settimana si comincia e dobbiamo scendere in campo con Bentancur e Ramsey. Se non ti va di schierare in campo Ranocchia, sei già in emergenza. Adesso, quello infortunato, Rabiot, lo sai da due settimane. Arthur che è fuori 3 mesi, lo sai da mesi. E sai benissimo che il centrocampo della Juve fa schifo da anni. Aia! Arriva il 13 agosto promettendo che questa fosse data giusta per nulla. Ragazzi, è follia. È follia. OneFootball, primo link in descrizione, scarica. Anche tu la migliore app per quanto riguarda il mondo del calcio, che ti propone proprio adesso un contest per vincere una divisa completa della tua squadra del cuore. Devi soltanto inserire i tuoi dati qui sotto in descrizione nel link e scegliere i risultati di queste 5 partite che vi metto in schermata. Se li indovinate potete vincere una maglia OneFootball, la maglia al completo della vostra squadra del cuore, e non solo, sarete automaticamente inseriti in un altro contest che vi darà la possibilità di vincere 2 biglietti di una partita di calcio. Follia, ragazzi, è una follia. Follia, ragazzi! Follia! 13 di agosto. 13 di agosto. Andiamo avanti! Ci spacciano incontri possibili per tirare avanti una pagliacciata che dura da 3 mesi, sistematicamente formata da rinvii continui. Tra una settimana si comincia a scendere in campo e il tempo lo volete trarre fino all'ultimo secondo per cercare di limare quei 1-2 milioni che dobbiamo, per errori del passato, stare a rimuginare continuamente, per quelle che sono state trattative che in passato ci hanno visto sprecare quantità di denaro enorme, che adesso invece, per la paura di non sbagliare, dobbiamo stare lì con il virgola dopo il milione, attenti, di quei 1000 euro a non essere d'accordo con le parti. Una roba vergognosa. Adesso basta, perché finché ti dicono e ti continuano a dire per 3 mesi è una presa per il culo. La trattativa più brutta, più snervante della storia di questa squadra. Ma non è normale, vedi un giocatore mettere mi piace alle fanpage della Juve? Ma che trattative di merda si fanno nel 2021? Impieghi tre mesi, il PSG ci ha messo un giorno a comprare Messi con 35 milioni di stipendio. Qua manco fossero 35, non lo so, manco di cartellino, perché siamo su quelle cifre. Capisco tutto, ma qua c'è da mettere una squadra a disposizione di un allenatore, perché si scende in campo da una settimana e i giocatori manco ce li abbiamo per le prime due, visto che Rabiot salterà le prime due molto probabilmente entrambe. Arthur non c'è, abbiamo solo Bentancur e Ramsey. Scendiamo in campo così, abbiamo già dei problemi di infortuni, i giocatori poi quando rientrano alla prima avventura con una squadra nuova devono ambientarsi e trovare anche il tempo per integrarsi. Lo sappiamo benissimo che i primi giorni, le prime settimane sono intervallate da soste con le nazionali, per dire, abbiamo 2 partite, poi 2 settimane di pausa, ne abbiamo altre 5, altre settimane di pausa, c'è subito una Champions League, abbiamo partite a settembre ravvicinatissime, big match intervallati da incontri di Champions League, se non sbaglio Inter più Napoli in mezzo a una partita di Champions, oppure Milan, roba molto anche nel breve. E noi, ragazzi, quello che dovrebbe essere un titolare del prossimo anno, stiamo continuamente rimandando. Perché il bello è che queste riunioni le fanno, si ritrovano,
si ritrovano fottutamente lontano dalla sede per non farsi vedere, ma forse perché qui rischia qualcuno del Sassuolo che se arriva alla sede gli tirano i sassi dentro la macchina. Ditemi che non si fa questa operazione, per favore. Ditemi che tutto questo rimandare vuol dire creare uno spettacolo per un colpo di scena. Ditemi che avete in mente questo, perché ragazzi, Locatelli è un giocatore che arriva alla Juve e non sarà acclamato, perché non c'è acclamazione su un acquisto di un colpo del genere. Non esisterà mai una novità, un colpo che ti fa restare a bocca aperta. Ormai è tutto già scontato. Nel calciomercato si dovrebbe vivere di imprevedibilità. Noi siamo sempre sugli stessi nomi e per gli stessi mesi, con le stesse ore decisive. Ma che cazzo avete da dire? Io che durano 10 minuti, 12 minuti replicati, appalate, aggiornate a parlare di Juve. Non c'è da dire niente, non c'è da dire nulla su questa squadra in questa sessione estiva di novità. Grazie Paris Saint Germain che mi hai messo in mezzo Messi, grazie Chelsea con Lukaku, grazie a voi mi avete dato modo di poter parlare in questi giorni, grazie a voi, ma non grazie a Cherubini che si presenta così, con Caio Jorge che è qui tra Sky che si è messa in mezzo a rompere le palle su una scadenza finta di contratto, a darcelo per non buono, per poi questo giocatore che quando arriverà avrà più scetticismo del solito. Questo è un giocatore classe 98 che quando arriverà a 23 anni arriverà tra le noie e i mugugni della gente, che adesso giustamente, povero ragazzo, solo dovrà prendere in rosa e dire è arrivato finalmente e adesso tutta questa attesa dimostri il suo valore, e non saranno appagati se non sarà di top rendimento. Questo giocatore qua incredibilmente ancora spostato, perché un conto era c'ha l'europeo, va bene, non lo puoi trattare durante un europeo, se volevi prenderlo lo prendevi prima, lascia il ragazzo libero di giocare un europeo come si deve, che poi ha fatto fondamentalmente le partite dei gironi, poi neanche gli ottavi, neanche qua, perché è diventato Verratti. Ok, giustamente c'erano nomi dove potevano essere preferiti a Locatelli. Ok, finisce l'europeo, finiscono le vacanze, passano due settimane e non ci siamo ancora. 2 agosto, ragazzi, sono rientrati tutti i nazionali dalle loro fottute vacanze. Sono passati 2 settimane dal 2 agosto. 2 settimane! Ma cosa cazzo state aspettando a comprare questo giocatore qua? Cosa state facendo? Dateci delle spiegazioni. Diteci letteralmente che non c'è unione tra le parti, non un continuo rinvio, o c'è un accordo o non c'è. Io vedo le squadre che prendono, io vorrei fare un esempio, il primo che mi viene in mente, un Auge che fa 3 gol in campionato, lo vendono col prestito con l'obbligo di riscatto. Noi manco quello con Piazza e cazzi vari, che magari sarà titolare a Torino, farà bene, lo riscatteranno a 9 milioni e va bene così, ma quello non è manco un obbligo, manco sappiamo se riusciamo a incassare. Poi non sto qui a parlare della cessione di Demiral, l'ho già spiegato, e anche lì non ci abbiamo preso una lì. All'Atalanta entrano 55 milioni cash e noi ce lo pagano 3 più 27, se va bene, se non si rompe dopo i crociati che ha avuto e va bene così. Aspettare un altro rinvio, sì, guarda, spero che a Ferragosto bevi talmente tanto da dimenticarmi di fare questa squadra durante l'estate, perché è un trauma. Ridatemi il campionato, il fantacalcio, sì, queste cose, prossima settimana, guarda. Spero, guarda, domani rimandate il rinnovo di Dybala, fate il cazzo che vi pare, fate tutto quello che è necessario per la causa. Fatto sta che questo è come ci avete ridotti. Manca piano giocatore. Ma ragazzi, c'è distanza dalle parti, ci saranno 3 milioni e dovete trovare un giovane della primavera da buttare alla carne al macello. Di che dobbiamo parlare? Di Félix Correa che va in prestito al Parma, ragazzi. Félix Correa che manco riesce a giocare Kulusevski in questa rosa, pagato 40 milioni. Dobbiamo pensare a Félix Correa che è un giovane che in futuro potrebbe giocare e diventa un problema darlo al Parma. No, qua il problema è non riuscire a prendere un giocatore, a fornirlo al proprio allenatore con una settimana abbondante o 2 di anticipo. Uno che sarà non una Caio Jorge, dici ci sta. E va bene, prenderemo come esempio Chiesa, va bene così, va bene, prendiamo come esempio Chiesa che arrivò il penultimo giorno di mercato, vai, che poi si rivela uno dei migliori, ok, va benissimo. In un reparto che andava migliorato dall'anno precedente, siamo ridotti a questi tempi, a questi orari, a questi rinvii. Romeo, dimmi che sei fake, ma non sei fake, non lo sei, sei tu, sei fottutamente tu, che ho dovuto mettere le notifiche attive a tutti i tweet di Romeo, di Di Marzio,
veramente mi sto leggendo le trattative della serie C, ci avete ridotto così. Ma chi me lo fa fare tutto pronto? Video, dai, programmiamo che arriva oggi, domani questo video qua, il cazzo, il cazzo. E poi trovatemi un motivo, però la voglio, li voglio troppo bene a sta squadra, ma non ci riesco perché i giocatori sono una cosa, povero Locatelli, cosa c'entra? Chi lo tiene schiavo di questa situazione? Ma mi tocca vederla domani, anche domani sera, Juve-Atalanta, sì, lo farò in live, domani speriamo di non dover aspettare le 5 del pomeriggio per il rinnovo di Dybala, che è sabato. Se volete, ufficializzate tutto quello che vi pare alla mezzanotte di Ferragosto, alle 4 di notte. Adesso non ne possiamo più, perché relativamente io mi sono anche limitato a portare il nulla cosmico sul tubo. Per quanto riguarda Locatelli, nominato una volta due settimane fa, perché già pensavo fossimo arrivati al limite, ma leggere che il nuovo summit ci sarà settimana prossima e si continua a lavorare sulle parti più vicine, ma soprattutto sulla formula, non è normale. Non lo è. Non lo è. Non esiste. Basta. Ci bevo su. Basta. La prossima volta! La prossima volta! La prossima volta! La prossima volta!